Hola, ciao a tutti. Allora, ben ritrovati. Finalmente sono tornato con mia grande gioia, davvero soddisfazione. Ho preso sta videocamera, che poi non è una videocamera, è una fotocamera che fa anche degli ottimi video. Comunque, man mano vi spiegherò, ve la farò vedere. O se volete andate in Facebook, quindi andate di là che vedete già le fotografie per vedere il modello così. Comunque ve ne parlerò magari con più calma. Per ora spero di averla regolata bene. La inauguriamo con il video appunto per la Glossy Box, quindi il video mensile per la Glossy. E se mi vedete guardare un po' più di là rispetto al solito, quindi un po' di traverso e non così invece che vi sto guardando direttamente negli occhi, è perché anche questo è lo schermino, però nel complesso è più grande, quindi probabilmente tenderò a guardare sempre un po' più di traverso, ecco. E mi piace tantissimo perché già la mia fotocamera con cui l'ultima volta ho fatto il video, quello proprio indecente, inguardabile, inascoltabile perché l'audio era pessimo. Però questa qua, l'unica dote buona, oltre a fare ottime fotografie, quello sì, ha la dote che ha un ottimo grandangolo da 28 mm, e questa qua ancora di più. Quindi non so se notate che arriva da qua, roba che non si vedeva nei miei, i miei peotini qua. E poi addirittura esagerata anche così, cioè roba che proprio era impensabile prima anche con la videocamera. Ricordate, vedete gli altri video, ci arrivava qui allo specchio praticamente. E niente, quindi mi piace comunque molto perché io sono vicinissimo eppure inquadra tantissimo, la visuale è molto molto ampia. Ma tralasciamo i dettagli della fotocamera che magari vi farò vedere, ripeto, in un altro video, ma la faccio vedere a specchio così come è fatta. E parliamo della Glossy perché il video è suo, tutto suo. Allora, vi voglio premettere, rispetto alle altre volte, sapete, io l'ho presa fin dall'inizio, però stavolta mi è stata inviata, sono stato contattato dalla redazione verso fine febbraio, forse inizio marzo, e quindi mi è stata gentilmente inviata. Io per correttezza ve lo voglio comunque dire e indicare, ma ciò non toglie che io mi esprimo sempre con la mia schiettezza, mia sincerità, come al solito, quindi anche questo vi voglio dire come premessa. Dopodiché, allora, Glossy di questo mese, la mia forse principale lamentela, così, che non riguarda esattamente la Glossy, ma riguarda il Corriere, quindi Bartolini. Io ve lo voglio dire, come mi sono lamentato in Facebook, ho messo la fotografia con tutta il mio personale dibattito, il mio monologo, ve lo voglio dire in due parole anche qua. Fatto sta che il Corriere ha suonato verso l'una, mio nonno che in questi giorni, in questo periodo è a casa da noi, ha sentito, però non ha dato rispondere perché stava riposando e poi ci vede un gran poco, quindi ha deciso di non andare a rispondere. Quindi, ok, io col mio cartoncino poi di Bartolo ho pensato, vado ovviamente, vado la sera come tante altre volte sono andato da altri corrieri, non ero mai andato da Bartolini a ritirare personalmente. Sulla cartolina non c'era scritto negli orari, né nessun altro particolare dettaglio, c'era il numero di telefono, ho chiamato verso le 5, ho iniziato a chiamare a quell'orario lì e praticamente non mi ha mai risposto nessuno. Passate 5 e mezza, in automatico la voce diceva abbiamo chiuso 5 e mezza, adesso c'è quest'altro numero attivo dalle 5 e mezza a 6 e mezza. Ho chiamato quest'altro numero e anche qui non ho avuto nessuna risposta. Intanto sono uscito, mi sono visto con un mio amico, eccetera, eccetera, anche perché come sapete, se si va troppo presto a ritirare, ti dicono che devi aspettare perché non gli è ancora rientrata la squadra, i furgoni non sono ancora rientrati, quindi non ti possono consegnare il pacco. Quindi ho detto aspetto ancora un po', poi ci vado, anche perché fortunatamente è qui vicino, nell'ordine, non so, di 8 km qui da casa mia. Quindi ho detto poi ci passo. E niente, sono arrivate le 6:30 perché come altre volte andavo verso 6:30, 7, anche 7:30. Perché appunto ti dicono no, no, arriva sul tardi perché ora che ho qui i furgoni, se no non ti posso dare il pacchetto. Quindi io sono andato a 6:30. Ora che sono entrato perché non c'ero mai stato, ripeto, ho chiesto ai ragazzi camionisti così: no, no, vai, vai tranquillo, vai dentro lì, guarda, e così. Sono arrivato quindi a 6:40 dentro al magazzino dalla ragazza lì a computer e subito lei mi ha detto: no, guarda, non ti consegno niente, abbiamo chiuso a 6:30. Ho detto cacchio, però perché non avete indicato niente sul vostro tagliandino che avete lasciato, ma più che altro perché non rispondete a sto cavolo di telefono che vi ho chiamato sia un numero sia poi l'altro numero?
Non lo so, mi spiace, comunque non ti posso dare niente. Io ho cercato di insistere, ho detto, dai, cavolo, 10 minuti, dammi sto pacchetto. No, no, mi spiace, ripassiamo noi l'indomani o se no ripassa te. E vabbè, niente, quindi io ve lo voglio dire, sarà un po' pattone il mio Bartolini qui di Brescia, però lo sapete anche l'altra volta, o comunque me l'ha schiacciata. Insomma, io mi sento di dirvi anche questo. Poi, per non dilungarmi troppo, allora, Glossybox contiene questo mese questi sei prodotti che adesso vi faccio vedere. Parto da questi due prodottini, questi due campioncini di Maria Galland, o Maria Gallan, non so esattamente, come al solito non so il francese. E cosa vi volevo dire anche, dato che sto ancora sistemando appunto le impostazioni, prima magari mettevo solo il prodotto, adesso mi vedrete mettere di più la mano dietro perché è istantanea con la messa a fuoco, cioè è più veloce rispetto a prima, come vedete, però magari devo mettere la mano perché così se no non mette a fuoco istantaneamente. Comunque, questo è un peeling delicato, come vedete è gommage, quindi sono 7 ml di questo peeling che non contiene quindi granuli, non è meccanicamente abrasivo, si può massaggiare a lungo, è proprio massaggiabile a lungo, simile ad altri, quindi si può continuare a massaggiare e a riscaldare e pur quindi sfregando, insistendo un po', dovrebbe essere sempre delicato sulla pelle e non abrasivo come altri, dato che io, sapete, non li faccio assolutamente gli scrub in viso, già col detergente, con qualsiasi latte, comunque tendo subito a arrossarmi soprattutto qua. E niente, è interessante anche come ingredienti, non sembra affatto male. Sempre Maria Galland abbiamo questo latte detergente, questo numero cos'è? 61. Questo latte detergente dolce, quindi anche questo delicato, ha una buona profumazione, sono 15 ml questo barattolino in plastica rigida. Mi sembra un normale latte detergente, perché poi sapete c'è la lista di ingredienti completa qua sul foglio. Normale latte detergente nel senso che proprio ha dentro di ogni di ingredienti, proprio come se fosse un qualsiasi Nivea o qualsiasi altra cosa. In primis c'è alcol, proprio in seconda posizione. Glicerina solita, ci sono i siliconi, parabeni, PEG, SLS, pieno zeppo di ogni. E vabbè, comunque latte detergente. Allora, della Isadora hanno inserito questa miniatura, questo mini rossetto, come potete vedere. Adesso ve lo apro, a me è arrivato questo qua, color nude, nel senso proprio semi-trasparente. Ha solo proprio una leggera lucentezza, infatti si chiama Nude Glow 144 e proprio anche applicato, eccolo qua, è solo da una brillantezza, proprio davvero tipo un gloss semi-trasparente. E ok, Isadora, sappiamo, c'è in farmacia, come ci dice qua, in grande, senza profumo, clinicamente testati, non testati su animali, i loro prodotti. E qua si sviluppa tutto l'opuscolo, tutto il loro catalogo con viso, occhi, labbra, unghie, insomma ci fa vedere tutto il loro assortimento. A me non è mai interessato, non mi ha mai acchiappato. Comunque ci sta che abbiano inserito una miniatura, qualcosa da provare per pubblicizzare un po' anche questa marca, per farla conoscere di più, e quindi mi sta bene. Poi il prossimo prodotto, Caudalie. Credo che si chiami, anche questo non conosco perché sono marche che si vedono soprattutto all'estero. Questa credo che sia un po' come Decléor, Payot, altre marche che sono arrivate nella Glossy altri mesi o comunque che sono poco rinomate da noi rispetto a Vichy, La Roche, eccetera. Rimangono un po' in secondo piano, ma che comunque anche noi abbiamo. Allora, questa crema ci dice che è una crema gel sorbetto idratante per pelle sensibile. E come avete visto ci sono gli acini d'uva molto ben visibili anche qua. Allora, infatti dovrebbe essere acqua d'uva, no? Questo concentrato idratante è molto leggera, anche se dovrebbe essere idratante, molto leggera, molto effetto, probabilmente come dicono sorbetto, effetto un po' gel. Ne basta poca, si stende molto, molta
acquetta sembra, e delicata perché poi dietro ci specifica 0% di parabeni, ftalati, oli minerali, SLS, ingredienti d'origine animale, eccetera, eccetera, perché ci sono dei puntini, puntini. Comunque il tutto si può vedere, ripeto, sugli ingredienti e nel complesso pare sia buona. Niente, quindi questo è quanto e sul cartoncino c'è... Fa notare che se poi acquisti un prodotto in full size ti regalano una borsina con una vignetta parigina, una tipica vignetta francese, insomma. Così. Il prossimo prodotto poi è di Pevonia Botanica ed è questo campioncino da 15 ml della linea Power Repair concentrato all'elastina marina. Allora, questo non conosco, appunto non è di mia conoscenza, ho visto che è fatto in Florida a quanto pare, però è distribuito qua nel senso a Casal Buttano, a Cremona, quindi qua abbastanza vicino a me, da questa Pevonia Botanica. E niente, è un siero molto concentrato, infatti non so se vedete, non è acquetta, è un gel, è molto addensato e dicono che ne bastano 5-7 gocce, infatti rende molto, si stende molto, si asciuga velocemente ed è un siero. Non mi sembra che abbia particolari doti, qualità, cioè botaniche, non mi sembra un prodotto bio, quindi niente di eccezionale, una lista di ingredienti corta ma non di certo pessima e niente, come avete visto, il suo mini erogatore. E comunque mi sembra piuttosto interessante, un piccolo siero, che poi rende molto, anche se sono 15 ml ed è piccolo, credo che renda molto per parecchio tempo. E poi passiamo all'ultimo, che secondo me è il pezzo forte, almeno della mia, poi ho intravisto, adesso vi dico nelle altre, ho intravisto qualcosa. Comunque, pezzo forte direi che è questo China Glaze, questo Ridge Filler. Quindi una base per le unghie. All'interno, eccolo qui, un classico smalto China Glaze, quindi full size, dimensione classica da 14 ml come sono tutti loro. E come vedete è una base, quindi leggermente rosata, una base lattiginosa però con una tonalità rosata, appunto. E essendo un filler, effetto un po' riempitivo, quindi per vari slivellamenti dell'unghia tende a pareggiarli, a creare una superficie liscia e uniforme e funge da aggrappante per lo smalto poi da mettere. E devo dire, stavo pensando che mi è andata bene stavolta perché appena ho visto lo scatolino China Glaze e poi dei trattamenti, ho detto, ah, c'è che sta a vedere che sarà un doppione di qualcosa che avevo già preso in fiera l'anno scorso, così. Perché ho altri trattamenti, altri curativi di China Glaze, no? Come l'olio d'arancio che vi consiglio, oppure il top coat, questo qua, il Fast Dry, ecco, come potete vedere, che è molto simile a quello di OPI, mi piace parecchio. E ho altre cose, adesso mi sfuggono. Comunque mi è capitato a fagiolo, insomma, la base filler, perché appunto era quello che non avevo. Ho intravisto in altri glossy che hanno messo un prodotto ottimo e mi è andata bene anche per questo secondo motivo, mi è andata strabene a capitarmi questo, perché poteva capitarmi Clarissa, che avevo già preso anche questo in fiera da Clarissa Nails, e questo è il loro effetto ceramica, quindi uno smalto di copertura super super lucido, glossoso e magnifico, veramente. Poi anche se l'ho usato, l'uso anche sulle unghiette finte che mi vedete girare qua, ma sono 15 ml, quindi anche questo è grosso, come potete vedere, e assolutamente non cala, cioè fai una passata extra lucido e protegge bene lo smalto. Niente, quindi questo mi pare sia tutto. E io vi ringrazio di avermi seguito anche stavolta. Commentate liberamente in tanti, io cerco sempre di rispondervi. E trovate il link, pagina Facebook per altre news, così io di questo periodo un po' d'assenza trovate comunque sempre aggiornamenti, fotografie sulla pagina. E niente, vi rimando al prossimo video se vorrete. Grazie, ciao a tutti, ciao.